Però prima volevo riprendere proprio un brano del libro di Paola a proposito della normalità della condizione omosessuale. Paola scrive che gli omosessuali festeggiano il Natale in famiglia, si fanno i regali, giocano con i nipoti, fanno progetti di vita a lungo termine, amano, riamati, soffrono, si abbandonati, provano desideri e passioni esattamente identici a quelli degli eterosessuali e sì, fanno anche l'amore, perché Paola è molto diretta, è molto, come dire, è vera, è senza filtri e non ha problemi a raccontare anche i lati più intimi. È la normalità della vita che Paola racconta. E in questa normalità appunto il Comune di Cagliari ha voluto dare un piccolo contributo al raggiungimento di questa normalità con l'istituzione del registro delle unioni civili, che è notizia di ieri e del quale adesso il sindaco ci parlerà. Buonasera a tutti, grazie all'Associazione Arca, al Partito Democratico per avermi invitato e a Paola per aver deciso di presentare il libro, partecipare all'iniziativa e al Web Drive primo nella Sardegna sabato, quindi un ringraziamento particolare a Paola. Non c'è molto da dire sul registro in effetti, perché come era giusto farlo. Tanto è vero che abbiamo poi aperto il dibattito quando abbiamo detto, perché non era il tema non era tanto fare o non fare, cioè approvare o non approvare il registro delle unioni civili e delle convivenze esattamente, ma era quindi partire dai principi che ispirarono la Costituzione e che ispirano ogni Costituzione, cioè quello di guardare alle cittadine e ai cittadini. Poi non è che quindi, ti debba tanto interessare del colore dei capelli, di tendenza sessuale, di che razza, cittadine e cittadini. È emerso un bisogno nella società, un'esigenza reale di convivenze, di unioni civili, di fatto tra persone che poi però non possono formalmente, e noi come amministrazione non possiamo formalmente certificare questo. A quel punto emerge un bisogno al quale la politica, le istituzioni devono rispondere, perché fosse trattasse anche solo una coppia, comunque sarebbe esclusa, cioè non ritrovandosi nell'istituto del matrimonio, non ritrovandosi in altri istituti e altre norme, leggi dello Stato, varrebbe la pena fossero anche due persone a provare una legge nel nostro paese, perché altrimenti avverrebbe quel che dice Paolo, e cioè nel momento in cui si sentono stranieri in patria, i cittadini italiani, le cittadine italiane, omosessuali, lesbiche, transgender, si sentono stranieri in patria, le cittadine italiani che hanno un colore diverso della pelle, si sentono stranieri in patria, i tanti giovani che, siccome non viene più riconosciuto il merito, la qualità, e insomma quando tutta questa moltitudine di popolazione decide di trovare altrove il proprio paese, di trasferirsi, di spostarsi, perché riconosce che non sono tanto le bellezze architettoniche, che pure sono importanti, i paesaggi, il mare, ma il vivere bene ed essere accolti, che ti fa sentire realmente cittadino e cittadina di una città, di un paese. A quel punto il paese ci perde o ci guadagna, una volta che ha creato il deserto dal punto di vista della voglia affetto, amore per il proprio paese, che invece ti allontana. Vale per tutti. Allora, siccome noi tutto non potevamo fare, perlomeno abbiamo guardato ad un aspetto che mancava nella società, agganciando alcune altre cose, cioè avendo la presunzione di trovare un domani le risorse per aggiungere ai servizi sociali, ai servizi della casa, dell'assistenza, qualche risorsa in più per poter consentire l'accesso, cosa che può essere normata attraverso i regolamenti del Comune di Cagliari, a tutti coloro che hanno una famiglia, che sono iscritti nel registro delle unioni civili e delle convivenze, al diritto alla casa, al contributo fitto casa, alla possibilità di avere come
come tutte le famiglie che oggi possono usufruire di tutte queste possibilità. Quindi abbiamo già scritto, pur sapendo che le difficoltà economiche oggi comportano un peso in più per le casse del comune, e stiamo cercando anche di affrontare questo tema. Però quindi cercando di dare non solo l'attuazione di un principio giusto di riconoscimento, ma agganciando anche diritti reali, di esigenze vere di vita. Mi auguro che tutte le coppie che si iscriveranno non abbiano questa necessità, questo bisogno, questo stato di necessità e bisogno, però forse anche una sola coppia varrebbe la pena dare la possibilità d'accesso a quegli strumenti, mezzi di assistenza, di sostegno, d'aiuto che il comune già dà, già offre, anche con le risorse di quei cittadini che si iscriveranno al registro di unioni di fatto, ad altre famiglie, ad altri cittadini. Però ciò che mi ha colpito positivamente, sapevo, è anche la presa di posizione di Monsignor Miglio, non so se avete letto sui giornali, insomma cito il suo pensiero, il pensiero della Chiesa è che il ruolo della famiglia deve essere prevalente. Questo non significa ignorare i diritti delle singole persone o delle varie forme di convivenza, cioè i diritti che vengono a crearsi. Sul Pride di sabato è un'iniziativa della società civile, cosa potremmo avere in contrario? Direi che non ci riguarda. Dunque, rispetto per tutti, viviamo in una società dove le posizioni sono tante e diverse. Cioè, voglio dire, ci sono fenomeni, siccome è stato approvato il registro delle unioni di fatto delle convivenze da alcuni esponenti anche dell'opposizione, da tutta la maggioranza, ci sono queste prese di posizione, ci sono tanti comuni. Io mi auguro che questo movimento dal basso, dalle città, faccia venir meno anche qualche remora, qualche preoccupazione, nel rischio di poter perdere consensi e voti anche a quelle parti politiche che partiti, forze, singoli parlamentari che ancora devono parlare alla pancia, non alla testa, e non guardare i bisogni reali della società. Poi vi voglio, ho chiuso, raccontare, perché anch'io non volevo appesantire molto, anche perché mi emoziono, quindi non volevo appesantire la discussione di partito, però vi volevo raccontare di quando mi sono sentito più scemo nella mia vita. Capitato altre volte, cioè, però diciamo la volta, cioè una quando proprio scemo totale, no? Io conosco i ragazzi dell'ARC da tanti anni, frequentavano gli stessi locali della sezione nella quale io mi sono formato politicamente, conosco infatti Paola perché lei era già molto conosciuta e famosa già dal PDS, poi dal DS, insomma, tutta la trafila. Ho un amico, un carissimo amico col quale ho lavorato, ho studiato, ho vissuto una parte importante della mia vita, della mia formazione politica, col quale parlavo di ragazze, di quelli che erano i sentimenti, i bisogni, in realtà. E poi di recente, qualche anno fa, non così tanto di recente, ho scoperto che ero omosessuale, ma mi sono sentito stupido, conoscevo, non tanto perché non me ne fossi accorto, anche perché uno non è che debba per forza raccontarti, no? Tutto, può benissimo tenerlo per sé, anche perché è una persona molto riservata, quindi. Però più che scemo ho avuto un senso di colpa, perché ho pensato, cioè quante volte gli atteggiamenti miei e di altri magari, pur dichiaratamente di sinistra, militanti, quanto questi atteggiamenti e di altri, della società, ed è un po' il senso del libro, quanto abbiano ritardato la possibilità per un individuo, per una persona, di poter dimostrare all'esterno semplicemente i propri sentimenti, il proprio amore, semplicemente questo. Allora quanto dobbiamo ancora, anche noi che approviamo il registro di le unioni di fatto, il registro sulle unioni di fatto, le convivenze, quanto lavoro ci deve ancora essere in ognuno di noi, perché gli anni che ci ha messo Paola siano distanti per le generazioni, le coppie,
che verranno. E in questo sta a noi, aiutare la società che da sola non ce la fa. A un lavoro pedagogico collettivo, collegiale, che è poi il ruolo fondamentale della politica. Fare anche cose impopolari, se giuste, e cercare di portare avanti le idee buone che guardano realmente i bisogni delle